Per il sequestro della galleria identificata come B4 della variante della strada statale 32 ticinese sono preoccupati non solo gli abitanti di Borgo Ticino, ma anche tutti quegli automobilisti che quotidianamente percorrono la Rona Novara per ragioni di lavoro. Il blocco di questo tratto di opera rischia di allungare i tempi di completamento dell'intera tratta. A rassicurare in parte è il sindaco di Borgo Ticino Alessandro Marchese, che afferma: i lavori sul resto del tronco proseguiranno senza interruzioni. Il provvedimento emesso dalla Guardia di Finanza riguarda esclusivamente la galleria che sottopassa via Lazzaretto. Noi, lo scorso mese di ottobre, avevamo chiuso la via al transito veicolare proprio per le fessurizzazioni che si erano manifestate. La variante che è stata costruita dall'impresa di cantiere permette ai mezzi di transitare bypassando la galleria. Il tratto di variante della statale 32 inizia all'altezza del bivio per Divignano e si conclude a nord in località Mulini, poco dopo la pista del go-kart voltando le spalle a Novara. Complessivamente si snoda per una lunghezza di poco superiore a 3 km. L'opera ha già vissuto delle vicissitudini che ne hanno fermato i lavori a causa del fallimento della prima impresa, poi il ricorso della terza ditta partecipante al bando che rivendicava prelazioni sul completare l'opera, ora il sequestro da parte della Guardia di Finanza di Torino, Novara e Borgomanero su mandato del giudice per indagini preliminari del Tribunale di Novara. Le indagini, effettuate dagli uomini delle Fiamme Gialle, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Novara. Al sequestro di giovedì hanno preso parte tecnici dell'ANAS, che ha commissionato la variante, e anche i tecnici dello Spresal dell'AS di Novara. Questo in quanto il personale di cantiere, con i mezzi di lavoro, transitava quotidianamente sotto il manufatto al centro del sequestro.